Ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi un primo piatto molto particolare. Vi lascio come al solito agli ingredienti e alla preparazione. Per il nostro menù di Capodanno, come primo piatto, abbiamo una calamarata con crema di zucca e sauté di cozze. Per la nostra calamarata con zucca e sauté di cozze ci serviranno 350 g di zucca già pulita, 25 g di scalogno, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, peperoncino e sale, olio extravergine. Poi ci serviranno una quindicina di cozze che io ho aperto a sauté, quindi ho soffritto l'aglio in un po' d'olio, ho fatto aprire le cozze, le ho pulite togliendo le valve e ho conservato il sughetto che ne è uscito. E poi ci serviranno 140 g di pasta tipo calamarata. Pecorino grattugiato se piace. Pulita la nostra zucca, ce la facciamo a dadini. Fate dei dadini più o meno uguali, in modo che la cottura sarà uguale per tutti. Ho messo il mio spicchio d'aglio e lo scalogno in padella con olio, il nostro olio extravergine, e adesso lentamente li porto ad imbiondire, poi aggiungo un goccino d'acqua per far continuare la cottura, quindi farli appassire e non farli bruciare. Ho messo nello scalogno che era appassito, ho tolto l'aglio, la nostra zucca, ho messo del prezzemolo, non molto, un po' di sale, non esagerate, e adesso facciamo appassire la nostra zucca. Se si dovesse seccare troppo, aggiungete un poco di brodo vegetale o un po' d'acqua, in modo che non la facciamo fare troppo secca. Ora che la mia zucca si è incominciata ad appassire, quindi assaggiandola voi sentite che il dadino è cotto, io ne ho presi 5 cucchiai e me li sono messi da parte, e il resto la faccio cuocere, perché poi questa noi la dobbiamo frullare. Cotta la nostra parte di zucca, io l'ho messa nel mio frullatore, ho messo una metà dell'acqua delle cozze, non so a voi quante ne è uscita, tenete conto che un po' ve la dovete conservare per mantecare la pasta. E adesso chiudiamo il nostro frullatore e frulliamo la nostra zucca. Ho rimesso il mio frullato di zucca nella padella. Adesso, se è troppo liquido, lo fate asciugare un po', però non esagerate, lasciatelo comunque liquido. Se serve aggiungete del sale, io ho messo anche il peperoncino, e adesso spengo. All'acqua per la mia pasta, nel momento in cui bolliva, ho messo il sale, adesso richiudo, riporto a bollore e mettiamo la calamarata. Scolata la pasta bella al dente, io l'ho messa nella nostra crema di zucca, e adesso aggiungo un poco della nostra acqua delle cozze, che nel frattempo ho anche riscaldato. Alzo la fiamma, metto un po' di olio, un bell'olio extravergine, in modo che sarà la nostra parte grassa che mantecherà. E mantechiamo bene la nostra pasta. Se non fosse ancora ben mantecata, usiamo un poco di brodo vegetale. Non vi dico l'acqua della pasta perché è salata, quindi ho un po' di brodo vegetale, o male che vada un po' di acqua calda.
Ora che si è ben mantecata, io ho aggiunto anche una spolverata di pecorino. E adesso impiattiamo con la nostra zucca a pezzettini che ho riscaldato e le nostre cozze calde. Ecco la nostra calamarata, io ho aggiunto anche del prezzemolo, vedete, ho messo le cozze, la nostra zucca a dadini. E buon appetito a tutti!